L'incidenza si fissa intorno a 186 casi per 100.000 abitanti. L'RT mostra una tendenza alla stabilizzazione, siamo a 0,92, quindi al di sotto della soglia epidemica. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva, siamo rispettivamente al 5,7 e all'1,4%, quindi ben al di sotto di qualsiasi soglia di criticità relativa alla congestione delle strutture sanitarie. Considerata la disponibilità di nuovi vaccini adattati alle varianti circolanti, è importante, soprattutto per le persone fragili, per gli ultrasessantenni, effettuare le dosi booster in modo da ridurre il rischio di malattia grave e di ospedalizzazione.